Firenze ha provveduto a esaudire una richiesta che veniva dal mondo della piana, installando delle centraline là. Avevamo sempre detto che i dati provenienti dal centro della piana di Sesto non potevano essere differenti da quelli di Signa o da quelli delle altre stazioni della piana, perché è evidente la situazione orogeografica, il traffico e tutto, non ci sono elementi di disomogeneità, e questo è il motivo per cui ARPAT non le ha messe lì. Il dato importante, direi decisivo, è che i dati raccolti dall'università e da loro rielaborati confermano che l'area della piana è discreta, se non buona, e tutte le centraline nuove installate non si discostano dalle altre. Quindi, diciamo, ci sono due elementi importantissimi. Primo, che i cittadini possono stare tranquilli che l'area della piana non è mostruosa, non è inquinata oltre ogni limite, e gli unici sforamenti, si conferma, sono stati quelli avvenuti in inverno con la concomitanza di particolari situazioni atmosferiche, quindi tempo secco, niente pioggia per 2 mesi e riscaldamenti accesi a tutta scatola. E quindi l'area della piana si dimostra essere cioè non a caso sono usciti i dati dell'ASL, tutti i dati delle ricerche, per cui noi siamo probabilmente la zona più longeva del mondo, cioè siamo noi i giapponesi, e all'interno delle zone più longeve la piana è è la più longeva di tutta la Toscana, quindi ci sono dei motivi, evidentemente. L'altro dato è che, ripeto, come non ci sono dati negativi da registrare, c'è da registrare un altro fatto importantissimo, e cioè che il dato della parte più centrale della piana, esaminato dalle centraline che sono state messe al polo scientifico e a Case Passerini, proprio accanto all'impianto di smaltimento dei rifiuti, quei dati sono in linea con quelle delle altre centraline. Ah sì, sono Sergio Gatteschi, sono il presidente degli Amici della Terra della Toscana, e diamo una mano nella comunicazione e nella trasmissione dei dati al team del professor Gatteschi.